sono razzista, però io ho una bambina di 5 anni e mi fa paura. Infernetto, periferia di Roma. Due settimane fa circa 80 profughi sono stati trasferiti in questo edificio all'insaputa dei cittadini del quartiere. Vi hanno informato prima di mettere i profughi? Nulla, non sapevamo nulla. E adesso sono venute di queste persone e non sappiamo chi sono. Prima di diventare centro di accoglienza per i profughi, questa struttura di 3 piani formata da piccoli appartamenti era un residence destinato all'emergenza abitativa. Qui vivevano 20 famiglie. Qui ci stavano delle persone che ci abitavano da tempo, con bambini. E questo è un trauma. Non penso sia giusto creare dei traumi dei bambini. La Coop che gestiva il residence però è stata coinvolta nello scandalo Mafia Capitale e questa struttura è rimasta chiusa per qualche mese per poi riaprire e ospitare i profughi. Non potete riprendere, fotografare. I ragazzi sono un po' turbati, fate voi. Entrare è praticamente impossibile, avere informazioni molto difficile. Questa qui che gestisce la cooperativa Le Tre Fontane? Non posso rilasciare dichiarazione, non so come dirvi, non sono autorizzato, non è una... Però è la cooperativa dove lavori tu, no? Non sono autorizzato a rilasciare dichiarazione. Dopo diversi tentativi la prefettura ci conferma che la cooperativa che gestisce il centro di accoglienza è la Tre Fontane, implicata anch'essa nello scandalo Mafia Capitale. Sì, ma lei lo sa che la cooperativa dove lavora è stata implicata in Mafia Capitale? Sottolineiamo, la Tre Fontane, secondo la legge, può continuare la sua attività, ma i dubbi rimangono. Ai profughi che vivono qui è stato ordinato di non parlare con i giornalisti. Questo centro di accoglienza, se era buono, non era buono? Se io vado casa, perché questa cosa è molto pericolosa. Che cosa? Io non posso parlare questa cosa. Perché è pericolosa. E intanto nel quartiere le preoccupazioni crescono. I cittadini non vengono tutelati e non vengono ascoltati. Per cui si comportano come vogliono loro.